A domani. A domani. Che ci fai di qui? Niente, ho salutato la donna che amo. Tu che ci fai qui? Rispondi, Federico. No, rispondi a me. Ho chiesto prima io. Cos'è, un gioco? Non smettetela, fai il bambino, te lo rispondi. Fai tutte e due. È lui, ma ti sembra il modo. Oh. Insomma, dico... Adesso parto, andate in camera vostra a dormire senza fiatare, forza! Ma dico, se questo è il modo fra fratelli, mi fate sentire quasi in colpa. D'accordo, va bene, io me ne vado. Ma perché me lo chiedi tu? A domani. Ciao, a domani. Ma anche tu te ne vai, eh? Sì, sì. Ah, mi fa una pena, Franco. Anche a me fa molta pena, ma... Federico, ma cosa ci posso fare? Io voglio stare con te, voglio che lo sappiano tutti. Hai già parlato con Delfine e con sua madre? No, non ancora. Non ci sono riuscito perché mentre stavo per farlo è intervenuta Greta per un problema coi bambini, ma domani glielo dirò senz'altro. Davvero? Davvero. Glielo dirai? Sì. Federico. Anche se cadesse il cielo con tutti i pianeti, io glielo dirò, contaci. Che meraviglia sei. Anche tu sei meraviglioso. Andiamo a dormire? Andiamo a dormire. Fai sogni d'oro, Flora. Anche tu, amore. Allora sognerò te. Tutta la notte. Ciao, ciao, signor Fraser. Non stavo parlando con te. E allora con chi stavi parlando? Non avrai mica la febbre? No, non ce l'hai. Con chi parlavi? Con nessuno. Con nessuno. Roberta, sai che notte è questa? È la notte più felice della mia vita. Lo supe cuando te vi. Mi amor, te sogno en tantos sueños. Estás aquí. Mi amor, te pensó tantas veces. Ti amo, Federico. Y ya te reconocí. Ti amo. Mi amor, te inventó desde siempre. Llegaste aquí. Y así será. Juntos por fin. Y así será. Vediamo chi è. Mattias. Ciao, Federico. Che bello vederti. Ieri sei scappato veloce, come un fulmine. No, è che dovevo andare... Non devi darmi spiegazioni, non c'è bisogno, amico mio. Piuttosto ho qualcosa da dirti, ed è molto importante. Anch'io devo parlarti. Cosa c'è? Questa sera parto per la Germania. Cosa? Su, Delfina, calmati, qualche cosa ci verrà in mente. Come vuoi che mi calmi? Ieri sera Federico stava per lasciarmi e se non fosse stato per quei mocciosi che sono entrati mi avrebbe liquidato. Ma oggi che cosa farò per fermarlo? Io? E non venire a dirmi te l'avevo detto perché non lo accetto. Allora nemmeno intervengo, mia cara. Oh no, mamma, per favore, aiutami, io muoio se perdo la fortuna di Federico. E poi lo amo così tanto. No! Ti prego, lascia stare, niente commedia con me. Tu sei una ragazza intelligente, come la tua mamma. Per cui usa l'espediente più convincente che ti ho detto o sarai finita. Sta a te decidere. Non posso credere che ancora stiamo parlando di questo. Sei stato tu ad insistere con me perché mi decidessi a parlare con Flor. Le aprissi il mio cuore e le dicessi tutto. E ora te ne vuoi andare, ma perché? Sì, lo so la delusione che ti do partendo per la Germania. Ma è una decisione che ho già preso. A me sta bene, io appoggio la tua decisione. La sola cosa che ti sto chiedendo, Mattias, è che tu posticipi, che... Non puoi aspettare un altro po'. Che testone sei, hai tanta fretta. È normale che abbia fretta, Federico. È normale ed è un mio diritto. Forse non te ne sei accorto, ma sono da anni al servizio di questa casa come un soldato. Sempre sotto il tuo servizio. Ti costa tanto capire. Ora voglio pensare un po' a me. Va bene. Mi sorprende ciò che dici. Io credevo che lo facessi perché ti veniva dal cuore, perché eri mio amico. E invece... Se l'ho fatto è perché sono tuo amico. E come amico ora ti chiedo che tu mi capisca, senza creare complicazioni.
L'unica cosa che ti chiedo è di posticipare un po' la partenza. Per favore, Mattias, la mia vita sta cambiando. Io voglio che tu ci sia, perché tu veda, voglio che tu con mi veda felice. Con il tempo mi capirai e mi darai ragione. Dammi retta. La cosa migliore è che io me ne vada. Per il bene tuo e della tua famiglia. Cosa vuol dire? Non ti capisco, io non... Forse non mi sono spiegato bene, forse non sono stato chiaro. Tu sei il mio migliore amico, io farei qualsiasi cosa per la tua felicità, qualsiasi cosa. Per questo insisto, per favore, Mattias, da amico, aspetta ancora un poco. Aspetta che si sistemino le cose. Per favore. No, mi dispiace, ho già preso la mia decisione. Io parto. Ti amo! È il momento più bello della mia vita! È il momento perché, più bello mia cara, della mi senta mia essere vita. Così allegra? Ah, Greta, la vita è meravigliosa e voglio viverla, viverla fino Salve in fondo! A tutti! Buongiorno, ragazzo mio! Buongiorno! Mettetevi a tavola! Buongiorno, Flor! Avere fame? Buongiorno. Allora, mettetevi a tavola! Ciao, Flor! È tutto pronto e dopo andremo a fare una passeggiata! Io ho l'allenamento, ma se vuoi vengo a spasso con te, rinvio nine, tutto, nine. Flor! Devi tenerti in allenamento. Avanti, mangiate, non lasciate niente. Bene, ragazzi, che siete tutti qui. Ma che felicità! Ah, quanto sono contenta. Quando ci perdonerai per la storia della colla? Mai. E tu a mangiare con bocca chiusa. Io non poter stare arrabbiata troppo grande, a lungo con Greta. I miei bambini. Tesori miei. Ah, sì, bisogna abbracciarsi, bisogna volersi bene. Buongiorno. Ah, buongiorno, signor Fenton. Buongiorno. Le verso subito il suo caffè. Grazie. Signor Freezer. Cosa state facendo, Flor? Attenta! Che sbadata, mi scusi. Va bene, non fa niente. Federico. Sì, Flor, non fa niente. Scusi. Federico. Sì. Sì, Martin, Federico, che c'è? Che senti, devi dirmi? Oggi farò tutto quello che mi hai detto, eh? E io cosa ti ho detto? Possibile che non lo ricordi di affrontare Paz una volta per tutte. Sì, è Paz. Sì, già. Mi fa Mi sembra zucchero. Un'ottima idea. È Grazie. Giusto che un uomo che ama si metta in gioco completamente. Tieni, va bene. Nico, mi accompagni? Mi io? Farei da accompagnatore in caso di necessità, da sostegno. Ma... Buona fortuna. Ciao. Ci fate posto, per favore. Vieni, signori. Mamma. Siediti sì, e prendi qualcosa sì. con del calcio, così ti si fortificano le ossa e la mente si robustisce, i muscoli si Chiudi la bocca, fai la tua colazione e fila a lavorare. Sì, mamma. Bene, silenzio per favore, silenzio per favore. Fate molta attenzione, quello che vi dirò è molto importante. Ti sembra il momento opportuno, Federico? Delfina non è scesa a colazione, non te ne sei accorto? Sì, me ne sono accorto. E cosa importa? Avanti, Federico, ti ascoltiamo. Un momento per favore, un momento per favore. Florenzia, fidati di me, va tutto bene, stai tranquilla. Su, quante smancerie, che devi dirci, coraggio. Ma... Ascoltate, Mattias andrà a vivere in Germania. Come va a vivere in Germania? E tu non hai provato a fermarlo? Io non posso proibirgli nulla, lui è una Come? Persona adulta, può Ma fare quello che gli pare. Ma figlia, puoi proibirglielo, è tuo amico, deve restare con noi. Se ne va per colpa mia. Cosa? E cosa c'entri tu con questa storia? Non capisco perché prima stavo male, perché non mi filava nessuna e ora sto peggio perché mi avanza, non capisco. Tu hai seriamente bisogno di uno psicanalista. Tu dici? Scusa, ma devo andare a buttarmi a pesce come mi ha consigliato Federico. E speriamo che funzioni. Oh. Beh, credo che... non sia il momento migliore.